E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un episodio particolarmente intenso, direi dal punto di vista emotivo, perché alla fine Kratos e Freya sono tornati a casa di Sindri. C'è stato questo momento in cui Kratos ha detto sono stanco, ho bisogno di riposare, e quindi già questo mi ha un pochettino spiazzata in effetti, e si mette a dormire. In quel momento fa questo sogno che non so se effettivamente è stato più un sogno o comunque il sogno di un ricordo, in cui sta insieme a Fey e al piccolo Atreus. Era veramente in fascia, era piccolissimo. Un momento molto intenso perché Fey cerca di far sì che Kratos si avvicini a suo figlio, ma lui esprime tutta la sua paura per suo figlio, quindi la sua volontà di proteggerlo comunque ad ogni costo. E c'è una insomma frase che dice Fey che è bellissima, che dice: noi non siamo i nostri fallimenti, noi dobbiamo essere migliori. Quindi era una frase che diceva lei e che poi Kratos ha ripetuto nel corso del tempo. Alla fine c'è stata questa transizione bellissima che ci ha riportato appunto nei panni di Atreus, ancora ad Asgard, dove è stato convocato da Odino, il quale stava avendo un dialogo particolarmente strano con Thor. E alla fine Odino manda Atreus assieme a Trud e a Heimdall a Helheim per riuscire a trovare l'ultimo pezzo di maschera. Quindi l'ultima volta appunto ci eravamo salutati lì nel tentativo di riuscire a trovare appunto il pezzo mancante. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui dopo aver sentito tra l'altro un rumore particolarmente strano e grosso che ci ha provocato non poca preoccupazione, perché non ho la minima idea di quello cui stiamo andando incontro. Quindi andiamo ragazzi e vediamo cosa succederà adesso. Sentite questa specie di verso, sembra un verso, cioè proveniente da dobbiamo andarcene un essere vivo. Ma la maschera, siamo vicinissimi e poi non credo sia pericoloso. Stiamo guardando la stessa cosa, ci sarà un motivo per cui l'hanno legato. Riesco a sentire cosa prova, è una cosa dei giganti, vuole solo essere libero. Il pezzo sarà dietro di lui, devi fidarti di me. Bene. Cominciamo dal gancio lontano dai denti. Oh mio Dio! È un lupo gigante! Sì! È un lupo gigante! Ma è stupendo, porca miseria! Sei nel panico? No! Sono nell'ammirazione più totale! È bellissimo, perché è stato legato, poverino? Beh, suppongo che aspetterò. No, eccomi, eccomi, ci sono, ci sono. Lo dobbiamo liberare, quindi. L'ultimo pezzo di maschera si cela qua dietro, ragazzi. Oh mio Dio. Ecco fatto. Hai il sonno pesante. Continuiamo. Stavo dicendo, infatti, strano che non si sia svegliato. Ma che meraviglia è, ragazzi. Oh mio Dio, è incredibile. Mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Quindi liberiamolo da questo ennesimo gancio. Bene. Ecco. Sembra ce ne fosse un altro sotto la sua zampa. Eccolo qua. Ma povero lupo, è mezzo spelato. Però rimane bellissimo, ragazzi. Oh mio Dio, che succederà adesso? Oh! Attenta! Prego, cane pulcioso. Ora controlliamo la sala che sorvegliava. Ok, alla fine si è liberato da solo. D'accordo, mi chiedo se lo rincontreremo, se è stato soltanto un incontro così casuale e veloce. Un vicolo cieco. Spero che sia da qualche parte sott'acqua. Ma c'è
Come? Ora non funziona più. Non era mai successo. Mi hai detto di fidarmi. E abbiamo liberato quella bestia e il nonno mi ucciderà. Dobbiamo andarcene, avanti. Ma siamo venuti qui apposta per trovare l'ultimo pezzo di maschera. Come trovo un modo per tornare ad Asgard? È qua l'ultimo pezzo di maschera. Che facciamo? Ce ne andiamo senza averci manco provato? Il problema è che la maschera non si illumina più. Non è che era addosso al lupo in qualche modo, perché brillava quando eravamo davanti a lui. Trude, aspetta. Forse ci è sfuggito, è qui da qualche parte. Trude. Aspetta. Andrà un po'. Tutto bene. Come fai a dirlo? Non avrei dovuto darti ascolto. No. Se ho fatto un errore rimedierò. Proverò quel pezzo. Secondo me ce l'è il lupo. Perché ha smesso di brillare la maschera? Quando se n'è andato. Non ha senso. Tu assoluto e inqualificabile coglione. Lo sai che quella cosa provoca dei buchi tra i regni, giusto? Beh, suppongo che non mi possa aspettare nient'altro dai mezzo sangue. Non chiamarmi mezzo. Io ti chiamo come mi pare e piace, ragazzino. Lascialo in pace. È stato uno sbaglio. No! Lo sbaglio è stato lasciare che tu credessi di essere pronta. L'hai aiutato, non è vero? Mi dici da che parte stai, idiota? Prova a scoprirlo. Oh. E che cosa tu intendi fare esattamente? Lo sai, tutti quanti ci vanno piano con te solo perché hanno paura di tuo padre. Io non lo temo. Quel ciccione e ubriacone, gran pezzo di merda! Ah! Ehi! Ancora! Sì, beh, la mela non cade mai lontano dall'albero. Ti voglio accontentare. Fa la tua mossa migliore. Hai ancora tanto da imparare, bambina. A iniziare da chi fa parte della tua famiglia e chi non ne fa parte. Aspetta solo che diventi una valchiria. Oh. Oh. Tu credi davvero che il padre di tutti te lo permetterebbe? Ti prego, non lasciare che questo furbastro alimenti le tue illusioni ancora oltre. Basta! C'eri quasi. Smetta! Cerca solo di farti arrabbiare. Ah sì? C'è riuscito. Ragazzini, siete noiosi. Se ora avete finito di fare i vostri capricci, noi dovremo andare. Perché non vedo l'ora di godermi la scena quando spiegherete questo casino al padre di tutti. Oh, ci sarà da divertirsi. Hugin! Aia. Qui non c'è. Forse nel suo studio. Oh, cavolo, andrà fuori di testa. Mio padre mi difenderà. Dopo che il padre di tutti l'ha cacciato con la coda tra le gambe? Improbabile. E tu, Loki degli Jotnar, la tua incompetenza mi perseguita. Mi tiene sveglio la notte. Pazienza. No, seriamente. I colori e le sfumature delle tue carenze sono quasi... Se solo potessimo sfruttare la tua inutilità, potremmo alimentare l'intera città. Bene, è tutta colpa mia. Lei non c'entra. Non mi serve il tuo aiuto, Loki. Scusa. Risparmiatelo per Odino. E che succederà, mo, ragazzi? Abbiamo molto da discutere. Loki, verrò nella tua stanza appena finisco. Non ci vorrà molto. Ok,
la mia missione è andata bene. D'accordo. Padre di tutti, l'oggetto discusso è al sicuro. La maschera invece... beh... sono solo dei... bambini. Vabbè. Cioè, raga, oh mio Dio. Veramente qua ogni volta succede qualcosa di pazzesco. Che Heimdall fosse un pezzo di sterco, già lo si era capito, ma qua rincarano la dose tantissimo, perché comunque è molto pieno di sé e questa cosa è dovuta anche al suo tipo di potere, che, raga, gli permette praticamente di non essere mai sfiorato, quindi gli permette di essere proprio sfacciato, no? E sfrontato nei confronti di chiunque. Gli permette di non aver paura di nessuno, neanche ad esempio dello stesso Thor, l'ha detto lui stesso. E quindi abbiamo liberato questa bestia, questo lupo, che a quanto pare crea degli squarci fra i mondi, ha detto una roba del genere. La maschera non l'abbiamo trovata. Non so che dire, ragazzi, direi di origliare, visto che ci è data la possibilità di farlo. So che stai ascoltando, Loki. Dammi solo un momento. Vattene. Giustamente insieme a Heimdall, porca vacca miseria, va bene. Grazie mille. Ecco. Trud, io... Non voglio ascoltarti. Andava tutto bene prima che tu arrivassi. Lo sai che rimedierò. Lo giuro. Niente, pure lei è incacchiata con noi. E vabbè, ragazzi, io me ne vado in camera mia e aspettiamo che arrivi Odino e vediamo che cosa dirà di questa cosa. L'ho fatta grossa. Eh già. È in momenti come questi che mi manca casa. Ingrid, tu avevi una casa prima di venire qui? Qualcuno che si prendesse cura di te? Lo prendo come un sì. Forse posso aiutarti a ritrovare quel qualcuno senza... ecco, mandare tutto all'aria. Ti va? Oh. Già è qui? Oddio. Posso entrare? Ho sentito la versione di Heimdall. Ora vorrei sentire la tua. Che è successo? Non era laggiù. Avevo torto. Beh, tutti noi sbagliamo, figliolo. Ma liberare Garm? È stato un grosso errore. Il caos si sta già diffondendo negli altri regni. Siamo sicuri ad Asgard, ma da altre parti? Vorrei tornare a casa ora. Va bene, se è quello che vuoi. Ero sincero quando ho detto che non eri mio prigioniero. La scelta è tua, va a schiarirti le idee. So che tornerai. Prima che tu vada, rivoglio la maschera. Non è che non mi fidi di te, lo capisci? È per quelli che frequenti. Oh, e Ingrid? Ti prego, me ne devo andare. Loki, quando deciderai che sarai pronto a continuare il nostro lavoro, Ugin ti attenderà nella tua vecchia casa. Hai sbagliato, ma tu resti sempre il benvenuto qui. Oh, e saluta Mimir da parte mia. Non... Aspettate, cioè, what? Mamma mia. Cioè, non riesco a capire sinceramente se Odino è così gentile perché lo è davvero o perché cerca di tenersi buono Loki per qualche altro motivo. Non lo so.
Fatto sta che Atreus ha deciso di tornare a casa, ragazzi. Oh mio Dio. Allora, Garm, so di aver preso una decisione sbagliata in questo caso, ma in mia difesa ho visto un lupo incatenato in cattive condizioni. Ho pensato che forse se l'avessi liberato sarebbe stato più felice e che saremmo potuti diventare amici. Come potevo sapere che avrebbe aperto degli squarci nei regni scatenando il caos più assoluto? So che doveva soffrire molto e gli animali sono pericolosi quando soffrono, ma avrei voluto che mi permettesse di aiutarlo. Ora non so cosa gli succederà. O cosa succederà a tutti noi? Quindi, comunque, questa azione a quanto pare, ragazzi, avrà delle conseguenze. Quindi, non è una cosa che è successa e basta ed è finita lì. Perché Odino ha detto: qui ad Asgard siamo al sicuro, ma negli altri regni, chissà. Quindi, pure a Midgard, evidentemente. Però adesso sono curiosa di vedere, ragazzi, Atreus che torna dagli altri. Credevo che sarei tornato qui volentieri. Ok, Se quindi. vuoi rimanere qui, ti toccherà aspettare. In caso dovessimo decidere di tornare ad Asgard, potremmo farlo da qui. Va bene. Ok, come immaginavo. Figurati. C'è gente che rompe le scatole anche qui. Vai, 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 vai. Uè. Scusi, signore. Ok. Benissimo, gemma Meglio usare vitale. subito il passaggio mistico. Sì, tanto ce l'abbiamo qua. Odino aveva ragione. Garm, come ho potuto liberarlo? Vabbè, però mo ci vuole. Noi non siamo i nostri fallimenti, noi non siamo i nostri errori. Tutti quanti li facciamo. E adesso è il momento della verità, ragazzi. Stiamo tornando davvero a casa di Sindri. Ok. Davvero. È giunto il momento di affrontarlo. Ora non si scappa. Oddio. Ok, ci sono quasi. Andrà tutto bene. Va tutto È bene. possibile che sia così semplice, ragazzi? Molto curiosa. No, no, no! No, ecco. Sei tu! Aspetta, sei tu! Sindri. Ragazzo! C'è Freya. Uccidi un po'. Ti va? Certo. Attento! E mio Sì. padre cerca un modo di raggiungerti! Mi dispiace, siamo sotto attacco! In che senso c'è un modo di raggiungerti? Dov'è? Finché non ti darò lo spazio del regno. Atreus, tienimi lontano! Ok, molto volentieri. Regà, un gran bel macello. Vai! Ok, gemma vitale qua. Param 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 param. Freya ci vuole molto. Ok, abbiamo la barra del tempo qua sopra. Pam pam param param pam. Sì, ecco. Ok, va bene, arrivo, arrivo, arrivo. Eccomi qua. Dimmi quando! La sariffa. Vai. Vai, Riffa. vai, 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 vai. Lassa Riffa. Oh! Atreus. Qualcuno mi aiuti, per favore! Padre. Alzati in piedi. Aiuta Freya, li attirerò dalla mia parte. Sì! Nuova via della rabbia. Ira spartana in uso. Un'esplosione di ira causa danni enormi a un nemico. Ok. Ogni esplosione di ira usa una porzione della balla della rabbia per scagliarla al bersaglio di Kratos. Ok. Spero di avere chiara questa questione. Oh! E buoni però. Mannaggia la pupazza! Mannaggia la miseria. E su. Ok, chi manca? Chi manca? Arrivo, arrivo, arrivo. Aspetta, aspetta. Mannaggia, state lontani. Ok, rabbia. Rabbia. Vai, vai, vai. Wow, wow, wow. Oh!
finita? Non grazie a te. Dov'è Atreus? Atreus? In che senso? È ritornato portandosi dietro tutto questo. Era qui. Dov'è? Vuoi stare fermo? Te l'ho detto! Sto bene! Stai sanguinando. Basta piagnucolare. Dov'è? Eccolo. Quale nome uso? È tutta colpa mia. Gli Hellwalker sono ovunque. Sono ovunque. Non è colpa tua. Invece sì. C'era un lupo a El. Era in catene e io l'ho liberato. Credevo che se... Garm! Porca puttana, ragazzo, hai liberato Garm! Garm? Chi ha liberato Garm? È una pazzia! Non sarai stato tu, ragazzo! Se il mastino di Hel è libero, distruggerà tutti i regni ammorsi. Gli Hellwalker sono l'inizio, che pensavi? Sì, questo è un casino di considerevoli proporzioni! Che cosa ti ha spinto a un tale misfatto? È stato Loki a farlo? Ora basta. Lasciatelo stare. Atreus ha commesso uno sbaglio. A cui noi rimedieremo insieme. No. Splendido. Se non vi dispiace, io resterei qui. Ne ho già avuto abbastanza di Elaim. C'è un problema. Non credo di riuscire a tornare a Elaim. Forse lo scoiattolo sì. Devo parlarvi all'istante. Intendo subito. Ok. Momento bellissimo. E credo che sia la prima volta che Kratos non dà addosso a suo figlio. In cui anzi l'ha difeso dalle accuse degli altri. È stato molto bello, l'abbraccio e Kratos stesso si è emozionato. Stiamo scoprendo un lato di Kratos che non pensavo avremmo mai scoperto. Bellissimo, e quindi questa questione di Gram, ragazzi, è molto più grave di quel che pensassi, cioè sinceramente, perché Odino si è detto fa questo, però non l'ha messa in maniera così grave, invece qui hanno detto che è una roba assurda questa, che potrebbe distruggere tutti i regni, quindi è parecchio seria come questione. Ok, parliamo con Ratatosk. Signori, chiedo venia per il mio tono brusco, ma qualunque cosa sia avvenuta a Elaim è davvero inaccettabile. Vi invito a rimediare alla situazione senza ulteriori indugi. Quindi... Vi imploro, tornate a Elaim al più presto e risolvete ciò che avete causato. Quindi è così, si torna a Elaim insieme e dobbiamo trovare Garm. Non fatelo più! Sì, lo so, grazie. E non fate cazzate! D'accordo. Ecco, la ramanzina. No, sono felice che tu stia bene. Ok. Wow, forse dovrei scappare più spesso. Atreus. Scherzo. Scusa. Allora, che mi dici della nuova lancia? L'ha fatta Brock, da Drapner. Che cos'è?
un anello. Da dove viene? Non lo so. Potevi chiederlo, ma non c'eri. Bene. Probabilmente il gesto di Atreus di fuggire, il fatto di non riuscire a proteggerlo più, ha risvegliato qualcosa in Kratos, ragazzi. Andiamo. Oh! Atreus! Porca miseria. Forse sono spaventato. È stato legato per tanto tempo. Non possiamo fargli del male, ok? Le creature disperate sono le più pericolose. Eh sì, infatti. Sono pericolose, però è anche da comprendere, poraccio. Su, cioè, appunto, dobbiamo attraversare prima è stato legato per tanto tempo e ha sofferto per tanto tempo, quindi come biasimarlo, insomma. Cosa ho raccolto? Lingotto, acciaio e pezzi d'argent, perfetto. Qua abbiamo altri pezzi d'argent e qua ci serve Draupnir, ragazzi. Riesci ad abbattere un pezzo di muro con la tua nuova lancia? Esatto. Guarda un po'. Ehi, potere del vento. Figo. Hai visto? Che figata, eh? Andiamo, ragazzo, va. Vediamo, dovremo ricatturarlo, quindi che gli dobbiamo fare a sto ti povero lupo? Odino di liberarla? Eh? No, ma... Non lavori per lui. Non è come pensi. Qualsiasi cosa ti abbia promesso, non fidarti. No, ma qualcosa che mi serve. È difficile da spiegare. Sì, perché lui vuole solo proteggere Kratos e vedere se riesce in qualche modo a sapere come farlo. Non ci provare, che adesso ti posso lanciare anche io le lance, vedi? Ecco fatto, guarda, ancora uno, due, tre. Boom, 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 boom. Mica sono resistenti sti bastardi. Arrivo. Vai. Tan, tan, tan. Aia, tu puta madre. Dimentico un po' sempre lo scudo, ragazzi. Ecco qua. Ok, gemma vitale. Mi scusi, ci sta intralciando. Perfetto. Questo pure possiamo farlo esplodere. E vai. Dobbiamo andare lassù, ma il ghiaccio ci intralcia. Ma ne servono più di tre, allora. Ne ho messe tre. Vai. Non basta? What the fuck? Ok, più punti contemporaneamente. D'accordo, allora. Poi dovremo salire perché mi sa che ce n'è un altro qua sopra, ragazzi. Quindi, da qui, eccolo. Dov'è? Pensavo di vederlo. Eccolo qua, infatti. Adesso sì. Sì. Questo che dice, però? Aspetta un po'. Ah, non lo posso leggere, mo. Chi c'è? Oh, avete sciacquato un po' la minchia, lasciatevelo dire. Arrivo! Ecco qua. Che palle che siete. Ti abbono, la minchia, livello 5. Ecco qua. Vai. Bam, bello, bellissimo. Chi manca? Manca qualcuno per caso? Sembrerebbe di no. Gemma vitale. Qua c'è qualcosa. No. Allora, qua sopra c'è questo. Pezzi d'argent. E c'era questa scritta che dice: il vento delle tue ali. Così non basta. Lo. Il vento delle tue ali gira le mie ossa e gonfia le mie vele. La prima parte sembra voler contrarreare l'aquila del regno, mentre la seconda esprime devozione. Beh, cambiando prospettiva, manca qualcosa. Vabbè. In ogni caso, andiamo, va. Dobbiamo cercare di ricatturare sto lupo. Hai detto che è difficile da spiegare. Perché? Voglio che ti fidi di me. Non ho il diritto di chiedertelo. Ma puoi farlo. Cos'ha che ti serve? Perché non puoi dirmelo? È complicato. Ma dimmi di te. Perché hai un'arma nuova? Pensavo non volessi alcuna guerra. È così. Ma... è complicato? Beh, in effetti sì. L'ha zittito. Pezzi d'argent. E qua andiamo avanti, allora. Tutti abbiamo dei segreti. A volte è l'unico modo per proteggere chi amiamo. E non preoccuparti, Diodino.
Da lui non ci torno. Questo mi fa piacere. Quindi ha deciso già di non tornare. E quindi non sapremo mai sta questione della maschera, ragazzi. Oh cavolo, c'è uno di quegli squarci. Uno squarcio del re. Garma si è dato da fare. Forse so come Freya ne ha chiuso uno. Ok. C'eri lontani i nemici. Va bene. Dammi quando sei pronto. Vai. Siamo prontissimi. Assolutamente. Se Walker lassù, troveremo Garma. Latta rifa. Benissimo, siamo pronti. Non ci facciamo intimorire dalla feccia. Ok, vai, vai, vai. Fuori un altro, avanti. Con che cattiveria, signore. Si tolga dalle pallozze. Via, aia. Ah, oh, buoni, però buoni, ma vai. Mega explosion. Adoro. Livello 5, non ci spaventa. Assolutamente. E sì. Le armi più belle, ragazzi, sono le lame del caos. Però forse è meglio prendere queste gemme vitali. Va nel dubbio. Il Leviathans. È che questi sono di ghiaccio principalmente. Quindi. Ehi. Boni però. Ecco qua. Ok, fuori un altro. Aia, tu puta madre. Non toccate il mio ragazzo. Yes, ci siamo quasi. Scommetto che prendo. Teniamo gli occhi aperti nel caso ne vedessimo. Ok. Grazie per essere tornato con me. Non era necessario. Sono tuo padre. Ti aiuterò sempre. Finché sarò in grado. Dimmi, che cosa facevi ad Asgard? Traducevo cose per Odino. Ha trovato una maschera alla quale è collegato un raggio magico. È tutto un po'... complicato. Già, ma lì ho trovato persone della mia età. Amici. Almeno spero che lo siano ancora. Non puoi fidarti di chi è fedele a Odino. Non è sempre male fidarsi della gente. Compromette la ragione. Forse, ma sono stanco di sentirmi solo. Atreus. Io. Cerchiamo di capire come funziona questo cancello, ok? Va bene, quanto sono dolci. Questo manico si adatta bene a coloro che compiono la propria abilità. Aspetta, un manico per il Leviatano. Ci abbasserebbe di 8 la forza e ci aumenterebbe di 5 la difesa. Direi di tenere quello che abbiamo per ora, ragazzi. Cosa abbiamo qua con Furia di Sparta? Ok, attualmente quindi è stato impostato di nuovo su Ira. Dai. Per ora diciamo che lo teniamo così, poi più avanti valuteremo se cambiarlo di nuovo, ragazzi. Quindi ci arriviamo arrampicandoci. No, devi scendere, Kratos, devi andare a destra, vedi? Ok, reggetevi, non facciamo scemate adesso, mi raccomando. Sempre che non ci sia un enorme incredibile colpo di scena, un nuovo incredibile colpo di scena. Ok. Possiamo aprirlo, il cancello sarà bloccato. No, è bloccato. Il cancello aperto blocca l'ingranaggio. Ok, forse ho capito che cosa bisogna fare. Allora, mollalo un attimo. Bisogna mettere i sigilli questi qua. Vedete? E poi colpirlo con Leviatano una volta che il cancello è sollevato, almeno spero. Hai qualche idea? Ah, aspetta, devo caricarlo? Se usassimo le mie nuove frecce, concatenano gli elementi. Sì, lo so, ma... per trasferire gelo... infatti, è quello che sto facendo. Ma, scusa, Ah, ok. Sì. Bisognava colpirlo al centro, proprio preciso. D'accordo. Avanziamo, allora. Nemico a sinistra! Way.
Arriva con lo scudo pensando di farci paura. Eh sì, se riuscissi ad arrivare in tempo. Volentieri, figliolo. Chi c'è ancora? Eccoti qua. Ok, c'è ancora qualcuno che ci aspetta. Che succede? Cos'era sto rumore? Bene, muoviamoci. Siamo vicini? Eccolo. Oh cavolo, no. Questi no. Questi mi stanno proprio sulle palle. Sopra di te, attento. Sì, un attimo, tesoro. Ecco. Ok. Poi ragazzi, non appena avremo la possibilità di parlare con Brock o con Sindri, dovremo vedere di migliorare qualcosa. Adesso che ho ripreso di nuovo dell'argento, eh. Dobbiamo fermarlo. Sì. Tutta colpa mia. Figliolo, adesso darti addosso non serve a niente. Bisogna cercare di rimediare in qualche modo. Quindi ci serve la lancia, ragazzi. Bisogna vedere però. Ok. Oh, c'è una gemma vitale qua. Dobbiamo inserirla da qui, ragazzi. Esatto, vedete? Ecco fatto. Uee, perché siete così arrabbiati? Aspetta un po'. Aspetta la guardia. Ecco qua, è andato di sotto. Perfetto. Ecco, tocca a lei, non si preoccupi che è anche il suo turno. Quanti siete però. Boom, bitch. Ok. Adoro così tanto le lame del caos, ragazzi. Sono il top. Quindi la lancia l'abbiamo infilata. Direi che possiamo tornare indietro e dirigerci appunto verso il lupo, ragazzi. Andiamo, vieni Atreus. Vieni figliolo. Mega possia. Oh. Oh, però guarda, facciamo così, aspetta. Oh, tu puta madre. Ecco fatto, tocca pure a lei, non si preoccupi. Guardi, una dietro, una avanti, una indietro, una avanti, ecco fatto. No, perché, cioè, io vorrei aprire quel forziere, capisce? Ecco qua. Sì, aia. Wow, che spettacolo, eccolo là. Il maledetto. Vai, ok. Manca ancora qualcuno? Sì, ci ho pensato, il nostro bravissimo figliolo. Ma manca ancora qualcuno? Ok. Apriamo il megapossia, vediamo che cosa troviamo. Bestia, ma attacco runico pesante per le lame del caos. Sì, adesso abbiamo quelle che, insomma, quello che fa le esplosioni nel terreno. Mentre questo fa una serie di sferzate di lama che bruciano i nemici vicini. Premi di nuovo R2 per aumentare il numero di sferzate. Sono un po' indecisa. Allora, questo ci mette un po' più di tempo a ricaricarsi. Ovviamente questo ce ne mette di meno, fa più danno. Quasi quasi, dai, proviamo questa bestia domata, ragazzi. Adesso andiamo avanti. Forza figliolo. Senza indugio verso il lupo. Mazza, attento. Attento ragazzo. Andiamo, va. Atreus, non voglio che ti senta solo, ma la tua decisione di andare ad Asgard, aiutami a capire. Odino non vuole il Ragnarok. So che non è affidabile, ma mi serviva il suo aiuto. Anch'io voglio fermare il Ragnarok. Cioè, Kratos si sta, ragazzi, aprendo tantissimo, eh. Cioè, sta dicendo un sacco di cose bellissime a suo figlio, cose che forse non gli aveva neanche mai detto. Tipo il fatto, sono tuo padre, potrai contare sempre su di me in qualsiasi modo. Il fatto che adesso dica, non voglio che tu ti senta solo. Cioè, mi dispiace magari se io ti ho fatto sentire solo. Wow. Ti avrei aiutato io. Lo so. Aspetta, ma è qui! Oddio! Buono, 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 buono! Ok! Ok! Ok, bravo! Va tutto bene! Calmati!
È bellissimo. Calma. Fermo, vogliamo solo... Niente da fare. Oddio. Oh. Questo è bello resistente, ragazzi. Proviamo ad usare questo. Oh, bello. Mi piace pure questo attacco runico. Ehi. Mazza, bello resistente il bastardo. Ok, usiamo questo. Ok. Mamma mia, ti colpirò senza sosta. Non ti farò respirare, vai. Oh, niente, stavo a leggere la scritta come una scema. Ecco qua. Raga, non sarà facile riuscire ad acchiappare sto lupo. Insegui Garm. Forza, possiamo Andiamo. Passare di qua. Sì. Si è allontanato di parecchio adesso, eh. Incontreremo sicuramente altre difficoltà lungo la strada. E aprirò questo posto, ahi no. Che contiene un po' d'angelo. Se Odino vuole davvero evitare il Ragnarok, allora siamo d'accordo. Ma sì, okay. E la lancia a che serve? Per proteggerla. Non puoi farlo con qualche altra arma? Beh no, l'abbiamo creata apposta. Dove vai? Ci fanno qui? Sono morti. Oh, già. Ben detto. Sì. Oddio, no, un altro di questi qua. Resistonti. Ahia. Ecco, vedete raga, mo sono in difficoltà. Perché magari con l'ira avrei potuto curarmi un po' di vita, ma... Ok. Per fortuna questi non erano particolarmente resistenti, ragazzi. Andiamo. Sperando di trovare qualcos'altro più avanti. Allora, qua non c'è niente. Andiamo di qua. Si scende? Qualche gemma vitale, no? Per sbaglio? No. Anzi, no, runa spezzata. E qui? Altra bella gente che ci aspetta. Quando sono vivi. Aia. È uno di quelli resistenti. Beh, ragazzo. Siamo pronti? Porca vacca. Che bot che v'ho preso, ragazzi. Però ripartiamo con la vita al massimo. Mannaggia. Quando sta per colpire, mi sa che è bene non usare l'attacco runico, quello pesante. Questo, raga, è bello tosto. Vai. Oh, esplosione mega, incredibile. Ehi. Madonna. Ok. Arriverà un momento in cui l'armatura si spaccherà, credo. Ehi. Questo non me l'aspettavo per niente. Sinceramente. Il Leviatano, vai. Boom. E boom. Sì, usiamo gli attacchi runici. Yeah! Oh! Quello è stato tosto! Sì, parecchio, ragazzo. Parecchio. No, che stai a fare con quello? Che fai con quell'affare? Che cavolo? Oh, porca vacca, miseria. Sembra freddo! Lo è, figliolo. Infatti sono lentissima come la merda. Stia buono. Stia buono. Sì, ok. Aspetta. Ok, perfetto. Non ci avevo pensato a sta cosa. E si era capito. Ehi, attento ragazzo. È buono, Beh, che abbiamo raccolto? Allora, gemma vitale. Se non ti stai preparando per il Ragnarok, a che serve la lancia? Ancora? Ecco, io ho parlato. Tocca a te.
Non siamo uguali. Un incantesimo. Manna iraconda. Furia di Sparta. L'onda d'urto per l'attivazione dell'ira consuma gli effetti di stato dei nemici vicini per causare danni enormi. Beh, però, ragazzi, visto che ce n'abbiamo uno vuoto, direi di metterlo, perché no? Sono tutte cose che magari al momento giusto possono risultare utili. Io sono tuo padre. Stai evitando la domanda. Oh, possiamo potenziare il Leviatano, ragazzi, che è giusto quello che sto usando meno. Pezzi d'argio, cuoio e gemma dell'ira. D'accordo. Con questo che cosa apriamo? Si reggerà? Che pa... Ah, lì c'è un sigillo, Boni. E come caspita ci arriva lì la roba? Ah, forse ho capito. Allora, se mettiamo le frecce di Atreus qua, forse dopo dovremmo essere in grado di colpirle lo stesso. Vediamo, forse, ragazzi. Le mie frecce possono attaccarsi al legno lassù. Sì, infatti è quello che avevo già capito, figliolo. Devo colpirne il centro. Ok, andiamo. Perfetto. Andiamo. Oddio. Allora, un mega polsiere. E che cos'ha? Osso, pietra, legno e pezzi d'argent. Ragazzi, stiamo raccogliendo un botto d'argent, eh? Quindi è da utilizzare assolutamente per potenziarci il più possibile. Ci siamo. Promettimi che non lo ucciderai, ok? Non prometto nulla, ma cercherò di non ucciderlo. Ok, non faccio promesse che forse so di non poter mantenere, ma andiamo. Veramente curiosa di vedere cosa potranno farci, ragazzi, adesso che comunque è libero. O lo uccidi o lo imprigioni di nuovo. Però una parola imprigionare una bestia del genere. Aia. Niente, sono di nuovo questi qua un po' resistenti. Ecco qua. Dietro di te, occhio. Questi meno di altri, però devo dire. Ecco fatto, a posto. Ok, gemma vitale. E... in avanti non si va. Ma nella parete c'è un incanto. Sì, 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 ho visto. Ho visto, figliolo. Ma dobbiamo andare di qua o di là? Scusate. No, forse qua c'è qualcosa di utile. Vediamo un po'. Infatti la via è chiusa. Pezzi d'argento, d'accordo. Dobbiamo usare Draupnir per poterci appendere. E immagino doverlo fare da qui. Quindi argento. Ecco qua, vai con la lancetta e areasso, possiamo procedere. Andiamo, figliolo. Opla. Qua cosa abbiamo? Runa spezzata. E argent. E argent, perfetto. Mega forziere, ammazza quanti mega forzieri che ci stanno. Attacco runico leggero per Draupnir, per la quale già ne avevamo uno leggero. Speravo di trovarne uno pesante, sinceramente. Sferra una raffica di colpi con Draupnir che affonda lance nel nemico. Direi che è meglio forse dell'altro. Premere uno per colpi aggiuntivi, tra l'altro. Perfetto. E... qua. Pezzi d'agio. E possiamo procedere. Molto, molto curiosa, ragazzi. Di vedere come si risolverà sta situazione. Lo elaboro strada facendo. Ok, che è come dire che non ce l'hai. Beh, sì. Non puoi ingannare Odino. Per ora funziona. Ma sì. Oh, cavolo. Mazza. La bestiolina, eh. Proverò a domarlo. Domarlo? Certo, ho già domato dei lupi. Sì, ma... erano lupi normali, non lupi giganteschi che squarciano i regni. Sei impazzito, figliolo? Ti senti quando parli? E su, ecco qua. E via un altro. Ecco fatto, a posto. Va bene, figliolo, come dici te? Voglio fidarmi, ma mi sembra una cattivissima idea, sinceramente. Aia, tu puta madre. Quanti siete? Ma perché andate sempre in coppia? Siete gemello? Che cavolo, su. Non abbiamo tempo da perdere. Cioè, più tempo ci fate perdere, più casini succedono, perché il lupo è ancora in libertà. Mamma santa. Ok. Qui argent. Altro argent. Altro argent.
Ci siamo, regà. Oh cavolo, sta cercando di togliersi la catena, poverino. Io distraggo Garm. Tu congela le sue catene con l'ascia, così non scappa. E legalo a qualcosa. No, troppo pericoloso. È un bel piano. Muoviamoci. Aspetta! Porca paletta. Oddio. Oddio, oddio, ragazzi. Allora, purtroppo per oggi il mio tempo a disposizione per registrare è finito e direi che non può esserci un momento migliore di questo, ragazzi, per lasciarci, perché è vero, uno dice cavolo, sul più bello è proprio qui il punto, ragazzi. Il più bello quindi arriverà con il prossimo episodio, che io ovviamente non vedo l'ora di giocare e sono super curiosa di vedere se Atreus riuscirà a domare questo Garm e cosa succederà dopo, cioè curiosa di sapere veramente come andranno tutte le questioni, ragazzi. Quindi come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.